una domanda nuovissima, nel senso che è capziosa. Allora, intanto hanno delle considerazioni profondamente diverse e dal mio punto di vista la loro migliore collocazione è insieme. Detto questo, dati a supporto un'efficacia, diciamo, cardiovascolare della metformina sono modesti. Detto questo, è anche vero che in tutti gli studi in cui si è dimostrato che questi farmaci nuovi hanno un effetto protettivo sul cuore, questi erano nella stragrande maggioranza dei casi usati in associazione con metformina. Tuttavia, visto che l'evidenza principale adesso 2019 è sulle molecole di cui abbiamo parlato, della classe degli agonisti e GLP-1 e delle tirozine, le ultimissime linee guida della Società Europea di Cardiologia promulgate il 29 agosto 2019 suggeriscono nei pazienti che hanno già avuto un evento cardiovascolare, che sono a rischio alto, molto alto, di fare un evento cardiovascolare e che non sono ancora in terapia, di cominciare la terapia direttamente con uno di questi farmaci con caratteristiche quote unquote cardioprotettive. Poi, che vengano usati da soli o insieme alla metformina è una questione di un po' di dalla carina, se vogliamo. Non c'è nessun dato che documenti che insieme alla metformina facciano male. La metformina è un farmaco, se volete, antico, ma sicuramente non ancora obsoleto, di discreta efficacia, di costo bassissimo, di assoluta sicurezza, quindi non vedo perché andare in pensione. Giorgino, cosa volevo dire? Volevo aggiungere un'altra domanda, potrebbe essere, ma può essere utilizzato al posto dell'insulina